riuscito a proci dal presidio del Partito Comunista Italiano Marxista-Leninista contro la realizzazione sulla scogliera della spiaggia di Punta della Lingua di uno stabilimento balneare, il quale, oltre a rappresentare uno scempio ambientale che snatura uno degli angoli rimasti ancora selvaggi nell'isola di Graziella, ostruisce lo straordinario panorama sul porto turistico e sul Golfo di Napoli e al tempo stesso pone le basi per la futura possibile privatizzazione dell'Arenile o di parte di esso. Al presidio, a cui hanno dato l'adesione varie associazioni ambientaliste, tra cui VAS Campania, hanno partecipato molti procitani indignati per ciò che si sta consumando sul loro arenile. È stato un continuo via vai di cittadini che con la loro presenza hanno chiesto a gran voce che in quell'angolo di paradiso naturale si fermi immediatamente lo scempio in atto. Noi siamo procitani e veniamo qui a fare il bagno. Questa è stata sempre la spiaggia nostra. Io ho 63 anni, sono stata via per poco, ma ogni anno che venivo a questa spiaggia, libera. Avremmo voluto i servizi del comune gratuiti. Quindi che dire? Loro dicono che è per il futuro dei ragazzi. Che ben venga, vorremmo vedere chi guadagna e come. E chi ci perde. Però intanto noi piangiamo la nostra spiaggia. Punto. Effettivamente è stato fatto un vero e proprio scempio sulla spiaggia. Purtroppo si va sempre incontro a privatizzare quelle che sono i beni pubblici, i beni anche demaniali. Io voglio chiedere stamattina al sindaco Capezzuto, che è anch'egli chiaramente un cittadino, anzi il primo cittadino dell'isola di Procida, per quale motivo questo scempio che è stato fatto sulla spiaggia qui? Perché non creare invece dei servizi, delle strutture pubbliche, delle strutture comunali? Se noi con le telecamere inquadriamo quella parte, vediamo che c'è una zona di obbrobrio tremenda dove potevano essere situate, diciamo, praticamente dei servizi pubblici. E poi alla faccia dei cittadini a cui è stata abbattuta la piccola casetta, lo Stato, quello stesso Stato che a casa di Nucci e nonno Nicola mandava le forze dell'ordine con tanto di caschi e manganelli, qui consente a dei privati di appropriarsi della scogliera per lucrare e fare affari. Basta a queste ingiustizie che quotidianamente lo Stato ci propina. Domenico Savio, soddisfatto per la riuscita del presidio, si è detto meravigliato dal fatto che la struttura non sia stata ancora sequestrata, nonostante gli esposti presentati alla Procura della Repubblica. Io pensavo di venire qui e di trovare qualche cartello di sequestro di questo scandalo, invece questo cartello di sequestro ancora non lo vedo. Eppure sono 3 o 4 giorni che come Partito Comunista Italiano Marxista-Leninista ho mandato un esposto alla Procura della Repubblica, alla caserma dei Carabinieri di Procida, alla Capitaneria di Porto di Procida, al Demanio Marittimo della Regione e ancora l'altro ieri al Comando della Guardia di Finanza. È impressionante il fatto che nonostante siano state coinvolte tutte queste istituzioni della Repubblica, nessuna è ancora intervenuta con determinazione o per dirci che è tutto regolare oppure per intervenire come noi riteniamo e chiediamo il sequestro immediato, perché questo obbrobrio deve essere eliminato nuovamente da questa scogliera della spiaggia della lingua di Procida. Noi stamattina siamo qui a presidiare questa spiaggia che è di tutta la collettività procidana, che appartiene a tutti quanti turisti, visitatori, si recano qui a Procida. La presidiamo, la presidieremo affinché quello scandalo sia rimosso e al più presto possibile. Il presidio è stato seguito anche da Radio Marte. Gianni Simioli ha tenuto un collegamento telefonico con i cittadini che protestavano. Nel mentre eravamo sulla spiaggia di Punta della Lingua abbiamo notato 2 tubi grigi che sembrerebbero di Eternit e che probabilmente sono venuti alla luce dopo che nei giorni scorsi sono stati rimossi dei rifiuti che non davano l'arenile. Abbiamo avvertito i vigili urbani affinché relazionassero e provvedessero a farli rimuovere. Il rinvenimento dell'amianto ci dimostra che mentre le istituzioni dello Stato sono impegnate
a far realizzare lo scempio sulla scogliera, dall'altro lato continuano a tenere l'arenile pubblico nell'abbandono più totale. Che vergogna! L'augurio è che in questo angolo naturale rimasto selvaggio per secoli si provveda immediatamente a ripristinare lo stato dei luoghi, facendo rimuovere lo stabilimento balneare dalla scogliera, che va riconsegnata ai procidani, e anche per evitare che nei prossimi anni questa spiaggia possa essere privatizzata completamente o solo in parte.